a tutti e ben ritrovati, eccoci qua, venerdì 28 giugno, ultima puntata della settimana con Good Morning Milano. Oggi parliamo delle nostre radici, fondamentalmente, anzi forse dovremmo avere anche i sottotitoli, forse cambiare la lingua con cui trasmettiamo, non so, dovremmo chiederlo all'ospite di oggi, perché lui è uno che parla milanese, ma non si limita a parlarlo, a scriverlo, ma va in giro anche a insegnarlo. Stiamo parlando di Fabio Fumagalli, responsabile dell'associazione Cabaret Milano 2000. Buongiorno, buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Dicevo, grazie, no, a voi, cioè, dell'invito. Insomma, dovremmo effettivamente cominciare a pensare che forse ogni tanto dovremmo anche noi utilizzare la nostra... Gheber tira la fera, che è la lingua qui, che è la lingua più bella del mondo. Ah, perché non 777. Bisogna tirarla fuori, questa lingua che è la più bella del mondo. Ecco, facciamo la traduzione in simultanea. E già il fatto, perdonami, che dobbiamo tradurre una lingua che dovrebbe essere la nostra... già ti dà l'idea che, non che bisogna intervenire. Ma infatti ne parlavamo tanto fuori onda, diciamo, a prescindere da tutti i luoghi comuni, soprattutto i luoghi comuni politici, sulle che anzi forse spesso in hanno fatto forse più male che bene alle tradizioni. Le bestie alla larga. Penso no, però comunque si va in giro per l'Italia, cioè uno basta che già solo al casellante quando arriva sente e capisce, no, in che punto del mondo, certo, in che punto, certo, d'Italia è. Certo. A Milano questa cosa si è persa molto, però, si è persa, no? Si è persa un po' perché... negli anni c'è stato il buco della generazione degli anni 40, quando prima del boom economico i genitori avevano vergogna che i figli parlassero in dialetto perché dava l'impressione di essere dei paesanotti. Allora tra di loro i genitori parlavano in italiano, in milanese. Ma con i figli parlavano in italiano, certo, e guai se i figli rispondevano in milanese. Questo si è stato il tutti... grande errore, ma per fortuna, come tutte le cose buone, non muoiono e ci sono. Insomma, io dico e sempre... guai come, e mai come ora c'è una riscoperta, una fatto, voglia Fabio, di milanese che... Fabio, dico sempre, se ritorna il vinile può ritornare tutto. Io dico sempre quello, no? Sì, perché cioè, parliamo, cioè, il vinile è scomodo, ingombrante, tutto, però è tornato e è alla grande. Se non può tornare quello... Giri, però, se tornare quello... No, quello... Fermiamoci in 33, almeno 33 giri. No, se torna quello dico può tornare tutto. E anzi, perché? Perché effettivamente manca, perché sono quelle tradizioni, sono quelle cose che ti fanno riscoprire il tuo territorio, le tue, sì, radici. Ma infatti proprio di radici andiamo a parlare, perché andiamo, insomma, a parlare di radici. Milano, Cabaret Milano 2000 è un'associazione che è relativamente giovane come associazione, ma in realtà, sì, con un'attività non formale, diciamo così, alle spalle molto molto più ampia, sì. Infatti a ottobre sarà per noi un momento importante perché compiremo 30 anni di attività e insomma è un bel tragitto, quindi sarà per noi un anno in cui faremo spettacoli celebrativi, ma non tanto per guardare al passato, faremo uno spettacoli che andremo a prendere il meglio di tutto quello che abbiamo fatto in questo periodo. Come è iniziata nell'89, lontano 89, questa avventura? Allora, in realtà sì, ti sei join? Mi sei join, proprio join, manca adesso un join, eh. Quando mi dico quanti altri... Cabello... 18, tutto il resto è esperienza. Quindi, diciamo che in realtà è nata molto molto prima, come ti accennavo. Sì. Negli anni 60 i miei genitori facevano parte di un gruppo che si chiamava i Semper Alleger. Questo gruppo portava alla domenica pomeriggio gli spettacoli di canzoni di milanese nelle case di riposo della città e della provincia. Io ero piccolo, perché negli anni 60 ero proprio piccolo, e allora mi portava in adre perché non potevano lasciarmi a casa. Io mi mettevo lì in un angolo a disegnare e senti oggi, senti domani le canzoni, i modi di dire e quant'altro, e non è stato difficile impararle e farle parte di me stesso, quindi è stato... La cosa interessante dice che appunto che poi è stato appunto, cioè sono entrate in te, tu poi le hai anche, sì, le ho portate proprio... e quindi a tradizione, ma... Un altro errore che secondo me spesso si fa quando si parla milanese è rimanere legati alle tradizioni, sì. In realtà ci sono anche cose nuove, no? Certamente. Ad esempio, tu prima parlavamo che voi fate anche lezioni di canto, sì, e recitazione. Nel canto c'è tantissimo repertorio nuovo. C'è tantissimo repertorio nuovo. Al 90% delle persone, se gli dici una canzone, parlano solo la Madonnina, è sempre quella, no? Mia bella Madonnina. I più si spingono a Nanni Svampa, i più magari... Che già, parliamone, ma...
che già stare attenti, perché qui è un attimo uscire fuori dal milanese puro, e quindi è un attimo che ti diventi un giorgiano o qualcosa sì, del genere. Giorgianese. Uno che vende a feu. Sì. Beh, comunque, ogni anno, come ti accennavo, c'è un festival della canzone milanese, lombarda. Io non faccio parte per scelta, ma lo sponsorizzo e ne sono contento. Una dozzina di artisti tutti gli anni presenta canzoni milanesi, e quindi sono canzoni di oggi, con il milanese di oggi, con le tematiche di oggi, con i suoni di oggi. È compito nostro portarle in giro tramite gli spettacoli, facendole conoscere, ma senza tralasciare la tradizione. Quindi i nostri spettacoli sono sempre un mix. Te piace se parli anche un po' in inglese? Sì, sì, no, sì, perché sennò te ne capi, se no mix. No, sì, no, parli in inglese. E quindi misceliamo le cose vecchie e le cose nuove, anzi non vecchie, della tradizione e le cose nuove. Le cose della tradizione per farle conoscere ai giovani, e le cose nuove per farle conoscere a un pubblico più adulto. Allora andiamo un po' più nello specifico, appunto, di quello che fate con l'associazione. Appunto, c'è il cavallo di battaglia, che è il corso di milanese, sì, giusto? Corso di milanese, di lingua milanese. Di lingua milanese, fondato nell'89 da mia mamma, Anna Maria Paganini, si svolge tutti i martedì pomeriggio dalle 3 alle 4 in zona del municipio 7 in piazza Stovani, e in viale Regione Romane municipio 6 il mercoledì dalle 3 alle 4 e dalle 4 alle 5. Sono due lezioni diverse, milanese base e milanese avanzato. I nostri corsi sono tutti gratuiti, perché lo facciamo per il gusto e il piacere della nostra tradizione, della nostra lingua, quindi non è l'entrata è libera, ma anche l'uscita è libera, si fa proprio per divertimento. Ultimamente c'è questa fregatura, che si entra libera, poi si esce con riscatto. Però per andare a fiorire, sì. E quindi c'è queste due attività. Da una quindicina di anni abbiamo, e questo lo seguo io, il lunedì sera in piazza Stovani abbiamo corso di canto e di recitazione, proprio per formare i nostri allievi agli spettacoli che portiamo in giro nei vari teatri, con il quale negli anni scorsi abbiamo vinto coppe a livello regionale come migliore compagnia teatrale non professionista. Che tipo di spettacoli, appunto, portate fuori, portate in giro? Allora, partiamo. Intanto sono spettacoli scritti esclusivamente da noi, quindi poi, non andiamo a prendere cose da altri rifatti. Quel nome lì, poi, dell'associazione Cabaret, mi fa pensare che, insomma, si ride tanto con voi. E beh, insomma, già c'è tanto da piangere in giro, non cerco di tirare sul morale. Ecco, quindi abbiamo sketch tratti dalla vita quotidiana di tutti i giorni, no? Quindi magari uno di noi vede, gli capita una situazione un po' particolare e noi la partiamo da lì. Io sempre ho amato tanto della tradizione milanese, ho avuto del cabaret così, è che era politicamente scorretto, cioè andava giù pesante, ci dava giù anche su certe tematiche. Lo fate anche voi? Cioè, ma siamo tutti troppo buoni, siamo. Allora, andare... Il milanese è sempre un po' cattivello, sì. Intendi ironico? Sì, ironico, un po' cattivello. Sì. Sì, la cattiveria è un'altra roba, che la lascio mai altre, che ne giamo tanta. Ma di brutto e cattivo, come si dice? Ironico. Il milanese è ironico, no? Si prende anche molto in giro. Sì. Non è nemmeno volgare. No, infatti. Nel senso che... Nonostante, mi viene da dire, spesso si toccano dei temi, insomma, dove sarebbe molto semplice finire la volgarità, no? Sì, invece... però abbiamo così tanto, la lingua ha proprio, è veramente ricca di tanti modi di dire. Per esempio, me ne viene in mente uno adesso così, chissà perché mi è venuto in mente questo qua. In italiano, se uno deve mandarlo a quel paese, è facile dire ma vaffa, che la roba lì, no? Vero che in milanese c'è anche il ma va da via, no? Esatto, tutta quella roba lì. Ma ad esempio c'è un bel modo di dire che si dice ma va si fula la ida, è bellissimo, no? Vai a fischiettare la ida. Questo qua è, abbiamo fatto delle ricerche di come è nato questo modo di dire. È nato perché quando era stata musicata la ida, eccetera eccetera, era un motivetto molto molto orecchiabile, no? E allora capitava di sentire
gente in giro alla fermata del tram che la si furava che era roba lì. Allora, per dire, ma vai a, si diceva, ma va a sicurare, è bellissimo, vedi, tu non vai nel volgare, infatti, ma rendi l'idea ed è veramente sbaglio. C'era anche un va su una log in a budge. Sì, c'era anche ma guarda, ma sì, allora scusa, era la trasmissione un mesura guarda, avevo il quarter D per tirare fuori tutti, quella era carina, no? Perché sì, ma vai sulla log in, che vuoi, era lì che era minga, sì. Lì c'è, dobbiamo aprire quella, sì, dai apriamo questa, allora. Ci sono due, allora in realtà quelli che dicono che l'organo era pitturato sul muro, sì, è una stupidata, okay, perché l'amica vera sta mai pitturato sul muro. No, Gherano di Dalè, figure se Gaveni Dalè deve pitturare l'organo. In realtà non c'era l'organo proprio, poi è stato fatto l'organo, ma Gherano l'organista. L'organista arrivava da Milano, tu sai che fino agli anni 20 Baggio, come tanti, comune a parte, era un comune a parte. Quando tu arrivavi all'altezza della Bagina, a circonvallazione, stiamo circonvallazione, parlando, esatto, a Geraldazio, lì c'era il Dazio. L'organista arrivava dal centro, arrivava lì e diceva, vuole che te ve? E vuoi a Bac? A fa? A su una lorga. E allora la se passava, la se mandava a Bac a su una lorga. Oggi domani è venuto fuori questo. Poi ci sono tante altre spiegazioni, ma questa è risultata la più attendibile. Sicuramente no, che l'organo l'era più tirato. Vedi, ho anche un po' di sfatare un po' di miti che sempre. Sì, magari tanti. Sempre adesso lo chiamano il debunking, lo dicono, si chiama, ecco, così, quando si va a togliere le stupidate del giro. Debugging. Sì, debugging in caso, appunto. Dalla bagina a Baggio, poi. È legato a questa cosa? No, non lo so. Non ti metti questo momento. Infatti. Diciamo, appunto, quindi tanti corsi che fate all'associazione, il corso di milanese di giorno, appunto, sì, seguito da mia mamma, oltre 100 iscritti. Mamma mia, ma chi sono gli iscritti che vanno a imparare il milanese oggi? Allora, chiaramente facendo i corsi diurni sono tutte persone che sono o in pensione o che fanno turni lavorativi. Beh, anche tanti disoccupati ci sono in me in questo momento, purtroppo, quindi... sì. È vero che ti puoi dire una camera che tu stai facendo l'intervista di oggi, ma mi sono in ferie. Ti sei parlato il giorno di ferie. Ecco. Non hai messo mutua, come si dice? No, di deferi. Però c'era tanta gente che invece lavora come sottoscritto, che gli erano interessati. Allora l'anno scorso abbiamo aperto il gruppo, come ti accennavo, sì, su Facebook, gruppo Scuola Milanese. Dai, 5, 10, 15 persone. È il print-day. L'altro ieri abbiamo superato quota 3.000. 3.000 iscritti che tutti i giorni interagiscono. Io metto... Perché si sono iscritti secondo te? Cioè, gliene avrei anche chiesto magari, cos'è che vogliono? In realtà settimana scorsa ho messo due domande, quando tu ti vuoi iscrivere, dice, ma perché ti vuoi iscrivere? Insomma, perché tutti questi mesi non c'è mai iscritto, c'era solo vuoi iscriverti, sì, ti iscrivi, bene. Qualcuno mi ha fatto la domanda che mi hai fatto tu, ho detto, vabbè, allora per iscriversi chiedo. Allora c'è quello che dice per curiosità, quell'altro che dice perché lo parlo e mi piacerebbe imparare a scriverlo, oppure gente, c'è uno, l'altro ieri, martedì, ha scritto, io arrivo dall'Abruzzo, sono 7 anni che abito a Milano, mi piacerebbe iniziare a parlare, a dire qualche parola con la lingua del posto. Fantastico. Oppure... risposte che ti toccano il cuore, era la lingua che parlavano i miei nonni e i miei genitori e io ho anni che non la sento più, quando vedo la vostra pagina mi si slarga il cuor. Quando vedi quella roba lì, ma è questo tutto il... È vero quella cosa che dicevi prima, di come quella generazione là, cioè, da un punto ha smesso di parlare perché insomma non era chic, bisognava far vedere che insomma, avevamo studiato, no? E quindi effettivamente quando io sto pensando anche alla mia famiglia, quando siamo andati via i nonni, basta, nessuno ha più parlato milanese all'interno della nostra famiglia. È molto interessante questa cosa del milanese, un po' di ritorno, no? Sì. Appunto, della voglia di riscoprire un po' quello che erano le nostre radici. Certo, poi ci sono tanti un po' supponentoni che pensano che sapendolo parlare, e devo dire che tanti lo sanno anche parlare molto bene, pensano che il fatto di saperlo parlare sia sinonimo di saperlo scrivere. Invece no, il milanese non è come l'italiano che come lo scrivi lo parli.
si scrive in un modo e si pronuncia in un altro, come del resto l'inglese, no? Se io dico I love you, è difficile che io scriva I love, I dice I, ti si fa male, no? I. Quindi un po' è l'esercizio di far vedere come si scrive ufficialmente. Ad esempio, oggi l'ho scoperto grazie appunto a Fabio, e poi avevamo una diatriba, c'era in redazione. Ma no, che sapevamo, dai, se Milan è Milan, se quel un o on si scrivesse, certo. E invece ragazzi avete fatto benissimo, mi hanno battuto, devo dire. Ragazzi in redazione hanno battuto il direttore, che hanno detto no, guarda che l'hanno cercato, abbiamo fatto la ricerca, scrive on, e ho detto boh, sarà certo, perché il suono della u si fa con la o, si scrive o. Perché se la U invece diventa... Se scrivo U, leggo U, la U, che la è un'altra roba. U, la classica, esatto. U, che invece uno magari si immagina appunto... Super, no, la dieresi in milanese non esiste. Non ci sono umlaut, non c'è niente. No, né dieresi né umlaut. E umlaut è la summa di tugnit. Robe da cookie. La tugnit. Tugnit? Sì. Questa è... sì. Chi sono i tugnit? Questa i tedeschi. Tugnit. E i tugniti. Questa marca la Gio. Questa tugnit la devo segnare, infatti, la devo segnare. Ricordaci un po' che come si può fare appunto per iscriversi ai vari corsi, al corso ad esempio molto interessante, quelli della sera appunto di teatro e di canto. Allora, per i corsi diurni e serali di teatro è sufficiente rivolgersi al CAM della zona del municipio 6, del municipio 7, per il teatro, mentre 6 per quanto riguarda i corsi di lingua, storia e letteratura milanese. Sufficiente chiamarli e fare l'iscrizione. Le iscrizioni sono completamente gratuite, c'è un limite di spazio, perché l'anno scorso abbiamo chiuso con 101 allievi, più di tanto non riusciamo. Abbiamo allievi. Bisogno, ecco, magari mi piacerebbe, e colgo l'occasione che mi è stata data di parlare con voi, di invitare qualche ometto a recitare insieme a noi, perché sono sempre più le donne. Allora, già, questo è un incentivo. Siamo per venire, appunto, venì, ometto, stenoca a Fanagota. Perché le bambole. Ecco, e siamo in 13 come compagnia teatrale, di cui abbiamo 8 donne e il resto sono uomini. Abbiamo anche ragazzi giovani, perché abbiamo ragazzi di 29 anni, 40 anni, cioè le rock in tube, perché anche questa qua è una cosa che bisogna sfatare. Quindi anche lì io cerco di insegnare a recitare, ma a parlare anche i giovani. Perché se no, Dio, finisce il milanese. No? Dacci qualche consiglio, diciamo appunto che la tradizione milanese non si è mai fermata, c'è ancora, mai. Produzione ancora. Chi, dopo andiamo su, non so se non troviamo su Spotify, non lo so, però nel senso, andiamo, cerchiamo, intanto in rete si troverà sicuramente. Chi dobbiamo trovare, chi dobbiamo cercare per ascoltare qualcosa di milanese di adesso, che proprio dici, guarda, lì... Noi prima di tutto. Beh, diciamo che abbiamo due pagine Facebook, una legata alla compagnia teatrale, sì. Dove abbiamo anche gli audio, quindi le parole come si oltre a come si scrivono, anche come si pronunciano. Settimanalmente propongo una canzone. Tratta dal repertorio o classico o nuovo, con il testo corretto, quindi uno può seguire la musica, sentire il canto e nel contempo leggere come sono scritti, no? Quindi c'è un esercizio di lettura, di scrittura e di ascolto e per imparare anche le canzoni, quindi hai la possibilità di avere e poi i nostri spettacoli. Noi facciamo. Avete qualche spettacolo a breve, poi adesso basta pausa estiva? Allora, abbiamo finito settimana scorsa, riprenderemo a settembre. Abbiamo già in programma il 28 di settembre, che è un sabato sera. Saremo a Porta Romana al Teatro Silvestrianum un sabato sera, mentre domenica, giorno dopo, siamo alla sera all'oratorio San Protaso, inteso come chiesetta che c'è a Lorenteggio, quella che i milanesi chiamano la Gesa di Luzert. No? Ecco, salutiamo lì. Anzi, sono di qua ospiti anche loro. Ah, perfetto. Loro bellissima. Saluto il signor Bianchi, che è presidente
dell'associazione della chiesetta di San Protaso, saremo lì nell'ambito della sagra di quei giorni. Avremo spettacoli a ottobre, saremo presenti alla sagra di Baggio, insomma ne abbiamo. Poi se vedete sulla nostra pagina Facebook, ecco, vedrete pian pianino. Ricordate della pagina Facebook, come si chiama la pagina Facebook? Allora, la pagina Facebook si chiama Cabaret Milano 2000, okay. 2000 scritto in lettere e non in numero. E lì vedete tutte le attività dell'associazione della compagnia teatrale. Poi abbiamo invece il gruppo di, cercate proprio, Scuola di Milanese, per appunto approfondire, leggere, esercitarsi, ascoltare la lingua milanese. Poi abbiamo il nostro sito www.cabaretmilano2000.it, dove potete anche trovare il nostro vocabolario che stiamo allestendo, circa 25.000 parole, una cosa veramente enorme. Tanto che Wikipedia, ma. Ma Wikipedia, gasci de cuore, no, scherzo, naturalmente, online ho già messo tutta la lettera A e buona tutta la lettera B e sto attaccando con la lettera C, ragazzi, il lavoro è lungo e per farlo bene, perché per fare le cose a qualche maniera, diciamo che c'è già tanta gente che si occupa di quel settore, cerchiamo di farle bene le cose, perché noi in Milano siamo vicino, qua se metto un madre a fare una roba, o la fai bene o la fai no, e noi cerchiamo di farla bene. Quindi lì sopra sul sito trovate il dizionario, e tanti modi di dire, le spiegazioni dei modi di dire, insomma, poi non vi posso dire tutto, sennò dopo no, la sorpresa la borra interna. No, non ci dire più niente, se non una cosa che sono una curiosità mia, insomma, fatto di essere a Baggio sicuramente aiuta questa cosa. No? Beh, Baggio diciamo che ha una storia, un humus locale molto, molto forte. Baggio è un quartiere che è stato capace negli anni, pur vivendo periodi magari anche un pochettino di difficoltà, sì, come tutti del resto, ma è riuscito a integrare diciamo i nuovi milanesi ai milanesi che c'erano già presenti. Quindi è facile entrare oggi dal prestinaio e sentire gente che magari non ti fa il discorso completo, ma la battuta, la frasetta, la parola, eccetera, che sono quelle piccole cose che ti fanno sentire a casa. Sì, diciamo che secondo me appunto Baggio sta vivendo un'alba di una seconda nuova era, sì, nel senso che appunto ha avuto un periodo molto brutto negli anni 70, certo, veramente molto brutto, però poi insomma si è ripreso da solo, mettete le sulle maniche. Sì, indipendentemente da parti politiche, perché poi io dico sempre, io non mi sono mai voluto legare a parti politiche, perché il milanese le nonne, né sinistra, né destra, né sotto, né sora, il milanese è trasversale, di tutti, punto. Poi ognuno la può vedere come vuole, ma la lingua è la lingua. È di chi sta qua. E è di chi sta qui. Quindi chiunque sia, va bene. Quindi penso che sia la cosa più interessante. Perfetto, va bene. Fabio, io ti ringrazio tantissimo davvero. Ma io ringrazio voi. Chiacchierata, trovate comunque nei commenti a questa diretta tutte le coordinate per contattare Fabio Fumagalli, l'associazione Cabaret Milano 2000 e anche la scuola e anche tutti i vari corsi che fate. Vi aspettiamo, e ma che ti aspetti anche a te, eh? Adesso vediamo, però a quella di canto, va bene. Ah, ecco, molto bene. Io a cantare anche la sera, va bene. Magari potresti anche fare un'ora, una mezz'ora al mese di lingua sulla tua TV. In Milano tutti notizie, com'è che sarebbe? Notizie per tutti. Notizie per tutti, ecco, va bene. Va bene, dai Fabio, grazie mille davvero. Grazie a voi dell'ospitalità. Complimenti per il lavoro che state grazie facendo. Grazie tante. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon weekend, noi ritorniamo lunedì sempre qui per contarvi una nuova Milano, tutto quello che succede, un nuovo mese inizierà, siamo a luglio, andiamo avanti fino ad agosto, quindi ci trovate tutto il mese di luglio. Grazie mille, arrivederci, a presto.